Unitamente sì, salve a tutti, grazie di essere qui stasera. Il teatro pieno per una presentazione di un libro sono cose che un libraio vuole immortalare. Inizio con una domanda che non c'entra niente: che rapporto hai con i social network? A me. Dunque, che rapporto ho con i social network? Non bellissimo. Allora, io ho chiaramente i profili dei sui social, però ho i social network hanno una caratteristica particolarmente antipatica, hanno due caratteristiche particolarmente antipatiche. E la prima è che molto spesso quando leggi o quando scrivi lo fai senza pensare prima molto bene a quello che stai facendo. È una diciamo una caratteristica alla quale nessuno è immune, incluso chi sta parlando. Seconda caratteristica: il messaggio social ha tutte le caratteristiche tipiche della comunicazione verbale fra due persone, quindi frasi brevi, autoconclusive e incisive, senza però tutto il non verbale, tutto il contesto che ci sta intorno, per cui diventa molto facilmente un collettore. So che sto per dire una banalità assoluta, però anche dire che il cielo è azzurro è una banalità assoluta, però il cielo è oggettivamente azzurro. Molto spesso diventa un collettore di emozioni represse e che si sfogano molto meglio se la persona che abbiamo di fronte a noi non è una persona fisica ma un ente virtuale. Voi fate caso, già semplicemente chiudersi in macchina aumenta il nostro coefficiente di aggressività. Quante persone voi mandereste a quel paese quando siete in fila dal panettiere? Presumo poche. Pure quando sei chiuso nel tuo cubicolo è molto più facile che ti scappi, diciamo, data la distanza e l'improbabilità della reazione, che ti scappi un piccolo invito a visitare. Che fondamentalmente prima o poi viene a tutti. Ecco, il social network aumenta questa caratteristica, quindi pur tenendo attivi i profili, cioè pur non chiudendoli, semplicemente non ci scrivo più e non ci vado più, perché anche perché a volte appunto persone che conosco scrivono sui social network, sul mio account, cose che probabilmente farebbero fatica a dirmi di persona, oppure cose che mi stupiscono pesantemente e che mi fanno dubitare o della loro intelligenza o della mia capacità di interpretazione. Quindi nel dubbio preferisco avere la possibilità di domandarglielo di persona e non mentre stanno facendo qualcos'altro. Cioè mi irrita la possibilità che questa persona mi stia rispondendo magari col telefonino mentre lì che gira il sugo e quindi non mi sta dando la sua attenzione. Se fossimo di persona, uno di fronte all'altro, sarebbe tutto un altro paio di maniche. Quindi il fatto che questi strumenti siano facili da utilizzare senza pensare bene a quello che si fa mi inibisce di eventi. Tutto qua. Ok, no, scusa, mi incuriosiva perché ho intuito ultimamente che eri un po' assente, quindi sicuramente c'è qualcosa dietro. Bene, quindi iniziamo a parlare del libro. Tra l'altro ringrazio anch'io Teresio Pozzo e la Reale perché abbiamo fatto anche abbastanza in fretta a mettere su questo evento. Senti, domanda molto banale, ma quando siamo interlocutore come te, la mia scelta di non tentare di fare il figo con grandi ragionamenti, ma di fare domande estremamente elementari e semplici. Negli occhi di chi guarda richiama la bellezza, e questo partirei da qui. Però ti faccio una domanda nella domanda, nel senso che io ho letto questo libro in bozza quest'estate,
avevo la fortuna di essere tra gli editor privati di Marco Valdaldi. Pensate che mi sono pure permesso in macchina, perché nei ringraziamenti ha scritto solo Davide senza il cognome. E io, non abbastanza contento di questo, gli ho anche detto, però, va bene, però, di Davide c'è tanti. Quindi ho chiesto che nella prossima ristampa ci fosse. Quindi nella prossima ristampa ci sarà scritto Davide Ruffinengo, il virgola, il libraio, quello della libreria nuova a Cocconaco, mentre prima ce l'aveva a Torino e prima, mi raccomando, è lui, è proprio lui, non un altro, esatto. Tre righe dedicate. No, ma cosa ho anche numero di telefono, indirizzo. No, fin qui poteva bastare. Ah no? Sì, sì. Anche il numero di telefono? No, perché poi mi mandano i romanzi, allora meglio di no, meglio, solo l'indirizzo. No, tutto questo per dire che una cosa che mi ha colpito, e credo che in questo Marco sia sincero, e potete capire che fa effetto, perché ti manda in bozza il nuovo romanzo Marco Valdaldi, e dietro tu percepisci del timore. Speriamo che sia buono. E da lettore di Marco, noi parlavamo prima in macchina, festeggiamo i 10 anni di presentazione, perché nel 2007 io lo chiamai per la Briscola in 5, e chiaramente non lo conosceva nessuno, e anche qui al festival è venuto da sconosciuto, e oggi dopo 10 anni fa effetto. Quindi la domanda, prima ancora, se vogliamo, del titolo, della bellezza, e dal punto di vista anche un po' emotivo, no? Come approcci questa uscita? Cioè, il libro è arrivato ieri, da poche ore in libreria, io credo che tu sia veramente sincero, e questo fa anche di te uno scrittore particolarmente simpatico, no? Che hai tenuto i piedi per terra nonostante le vendite. Come si gestisce questo timore? E anche un po', diciamocelo, non sono i vecchietti, sapere che sei anche così vincolato a questo gruppo di vecchietti che ti ha reso famoso e che tanto ha fatto contenti noi lettori. So che non ho fatto una domanda, però capiamoci. Allora, come posso dirlo con le parole giuste? Capita prima o poi a tutti di scrivere un libro non bello. Io l'ho fatto con il mio libro, con il mio romanzo precedente. Sì, La battaglia navale, il romanzo precedente, l'ultimo romanzo con i vecchietti, non è venuto bene, o almeno a me, non è venuto come avrei voluto, per un motivo banalissimo: non ho avuto abbastanza tempo per pensarci, e quindi mi sono pentito di quando, fra l'altro, paradossalmente, quello che ha venduto di più, una cosa meravigliosa. E quindi, quando mi sono messo a scrivere questo, ho detto ok, proviamo a vedere se riusciamo un attimino a risciacquare i panni in Arno. Cioè, proviamo a vedere se riesco ancora a divertirmi un po', perché cambia molto da quando un libro lo scrivi solo per te e non fai lo scrittore, il libro lo scrivi per sfogo personale. Per puro tuo esclusivo divertimento, poi te lo pubblicano, ti telefonano una casa editrice molto importante, ti dice abbiamo letto il tuo libro, ci è piaciuto, te lo pubblicheremo, tu sei convinto che finisca lì. E quando se lei mi ha telefonato per dirmi che avrebbero pubblicato la Briscola in 5, per me era finita lì. Cioè, mi immaginavo a 60 anni che dicevo al nipotino guarda, sai che nonno un giorno ha pubblicato un libro con una casa editrice molto importante, il nipotino con il pallone sotto braccio, gli disse, posso andare? Con anche momenti imbarazzanti, con Antonio Sellerio che al telefono dice per l'anticipo avevamo pensato a 1.000 euro, e io che gli chiedo sì, come ve li posso dare? Quindi, poi appunto i tuoi libri vendono, e tutto a un tratto ti rendi conto che tante persone li leggono. Poi ci fanno addirittura una fiction televisiva, comincia a essere cercato, comincia a essere interrogato magari da giornali o altro su questioni sulle quali non hai assolutamente competenza. Per cui devi spiegare al simpatico giornalista al telefono che ti telefona e ti chiede lei cosa ne pensa di questa nuova, lei che è un chimico, cosa ne pensa di questa nuova scoperta nel campo della medicina? E tu, io faccio il chimico. Non ne ho idea,
ho una vaga idea di quello di cui lei sta parlando, ma non ho la competenza per parlare. No, ma no, ma assolutamente. Quindi corri il rischio fondamentalmente di perdere contatto con il modo di fare le cose per bene. Corri il rischio. Cominci a fartela lievissimamente sotto. Per cui non scrivi più come prima. A un certo punto ho detto, ok, vabbè, proviamo a vedere, respiriamo forte, mettiamo da parte tutto il resto e ricominciamo a divertirci, ricominciamo a mettere le cose, ricominciamo a scrivere per me stesso, non pensando c'è qualcuno che mi legge, ricominciamo a scrivere pensando che io sono l'unico che leggerà le cavolate che mi vengono in mente e vediamo come viene. Quindi fondamentalmente in questo momento ho tutte le parti del corpo incrociabili abbastanza sovrapposte. Credo che non sia venuto così male, però sta a chi legge giudicare esattamente, e si incomincia a parlare del titolo, esattamente come il titolo suggerisce, negli occhi di chi guarda, la bellezza è negli occhi di chi guarda. Il fatto è che leggere un libro è un'operazione attiva, non è un'operazione passiva. Quando voi leggete un libro, quando chiunque legge un libro, non trova dentro il libro tutti gli ingredienti che vanno a comporre quel particolare film mentale che parte, perché nessuno di noi legge facendo l'analisi logica e grammaticale del testo. Uno apre un libro, inizia a leggere e parte un film. Parte una proiezione mentale in cui i personaggi hanno ognuno delle facce peculiari, caratteristiche, che sono combinazioni di persone che abbiamo conosciuto o di persone che ci immaginiamo. Il protagonista entra in una stanza e noi ci immaginiamo quella stanza sulla base delle poche descrizioni che ci vengono date. La arrediamo, ci mettiamo le tendine, integriamo, mettiamo dentro la rappresentazione cose che in realtà esplicitamente non ci sono scritte, a meno che uno non stia leggendo un libro di P.D. James che perde 4 pagine per descriverti i vestiti di ognuno dei protagonisti e alla 3ª pagina ti sei rotto i coglioni e hai messo il libro da parte. Trame meravigliose quelle di P.D. James, purtroppo. Ora, questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto è che un testo scritto, un qualcosa di scritto, è comprensibile anche se noi non diciamo tutto quello che ci immaginiamo. Anche lo scrittore fa la stessa operazione del lettore, cioè non scrive esattamente tutto quello che pensa. E questo può essere capito partendo da un esempio molto terra-terra. Nel 1945 un matematico americano, tale Claude Shannon, padre della teoria dell'informazione, fece un esperimento abbastanza strano. Prese la moglie e cominciò a farle leggere articoli di giornale, articoli nei quali lui aveva cancellato una data percentuale di lettere. Prima le dette da leggere un articolo in cui aveva cancellato il 10% delle lettere. La moglie lo capisce perfettamente. Poi il 20%. La moglie lo capisce perfettamente, poi il 30% a caso, sempre. Fanno varie prove e Shannon capisce che fino al 50% delle lettere, fino alla metà delle lettere che costituiscono un testo, possono essere cancellate e il testo rimane perfettamente leggibile e comprensibile. Questo perché appunto le lettere vanno a comporre le parole e le parole sono oggetti discreti che hanno una certa probabilità di essere trovate in un dato posto. Nessuno si aspetta di leggere una frase con scritto «Ieri sono andata tram a visitare mia zia». «Ieri sono andata trm» e altre lettere cancellate, puoi inferire che tipo di parola sia quel trm con delle lettere cancellate grazie alle parole che la seguono e la precedono. Ognuno di noi, quando legge, fa inferenze, si aspetta qualcosa. In continuazione, sulla base di quello che legge, si aspetta qualcosa. E qui arriva il ruolo di chi
come me, fondamentalmente tenta per mestiere di far ridere volontariamente, cioè vuole fare umorismo. Da dove nasce l'umorismo? Inizio con un... Da dove nasce l'umorismo? Prendiamo a livello etimologico la parola, divertire. Se vi state rompendo i coglioni non è colpa mia, mi dispiace, sto solo cercando di spiegare in maniera puntigliosa e precisa da dove si parte. Quindi, da dove nasce la parola appunto divertire? Divertire in latino etimologicamente significa cambiare direzione. Cambiare direzione. Quindi, per cambiare direzione è necessario convincervi che qualcosa andrà in una direzione ben sicura, ben precisa e ben diritta. Io ho avuto un primo esempio, uno dei più luminosi e involontari esempi di umorismo che abbia mai visto in vita mia, l'ho avuto quando prestavo servizio come cantore presso la cappella musicale del Duomo di Pisa. E durante la messa pasquale, quello che succedeva è che si cominciava a cantare in battistero. Il Duomo di Pisa ha di fronte a sé un meraviglioso battistero e i cantori iniziavano a cantare in battistero di fronte all'arcivescovo. Iniziavamo appunto a cantare un Benedicite. Dopodiché l'arcivescovo si alzava in piedi, usciva dal battistero solennemente, entrava in Duomo, dove veniva accolto dalla cappella musicale del Duomo che intonava un Te Deum. Cosa succedeva? Che quando l'arcivescovo si alzava in piedi, l'intera cappella musicale, scarpe di vernice, tacchi a spillo, enfisemi polmonari in atto, si alzava e iniziava a camminare velocemente lungo le colonne. Usciti dal battistero, partivamo a corsa verso il Duomo, non curanti delle proibizioni di medici, curanti, moglie o altro. Entravamo in Duomo, il Duomo non si poteva più correre, quindi si camminava veloci fino al nostro posto, si arrivava e col fiatone si ricominciava a cantare. Avevamo fatto domanda per la bilocazione, ma pare che fossero state tutte già assegnate in Puglia dalle parti di San Giovanni Rotondo. Non potevamo usufruirne. Un giorno di pioggia, una Pasqua benedetta dalla pioggia, l'arcivescovo, adeguatamente microfonato e con i cantori già in salvo, arriva solenne col pastorale, sale gli scalini solenne. Sul penultimo gradino che porta al Duomo, bagnato, scivola, e mentre l'arcivescovo microfonato con 1500 persone scivola dagli altoparlanti, dai sacri altoparlanti in tutti i punti della chiesa, si sente chiarissimo e distinto cazzo. 1500 persone, e non ci puoi fare niente, non te lo aspetti da un arcivescovo. Ah, si stampi di gengive sul gradino, abbia questo. Per cui il segreto dell'umorismo sta nel creare una situazione che deve essere il più possibile lineare, prevedibile, sicura, precisa, e poi divertire, cambiare direzione. La persona che mi ha insegnato più di tutti a fare questa operazione è uno dei personaggi, è rappresentato in uno dei personaggi di questo libro. Per chi lo leggerà, l'architetto Marco Giorgetti è ispirato pesantemente all'architetto Giorgio Marchetti, alias Ettore Borzacchini. Per chi non lo conosce, Ettore Borzacchini è un umorista livornese, era, ai noi, è mancato nel 2014, autore di punta del Vernacoliere e autore soprattutto di un'opera assolutamente raccomandabile, il Borzacchini Universale, dizionario ragionato, questo è il titolo completo, della lingua livornese ad uso delle persone colte e dei pisani. Questo è il titolo completo. Il Borzacchini Universale è un vero e proprio dizionario ragionato etimologico della lingua livornese, cioè del dialetto più rude, volgare, pesante che si sia mai pensato, che è corredato da un apparato ermeneutico poderosissimo, una serie di note a piè di pagina che sono il frutto di una fantasia malata, portata a livelli incredibili.
E quello che fa ridere in questo dizionario è il continuo contrasto fra l'aulico e il volgare, fra l'evidente cultura umanistica e scientifica di chi scrive e le continue, pesantissime cadute che Borzacchini stesso inserisce, perché Borzacchini riesce ad essere estremamente volgare grazie proprio alla sua incredibile cultura. Borzacchini costruisce delle torri d'avorio meravigliosamente istoriate, cesellate, dotate di colonne con capitelli ornati in stile corinzio, per il quale conduce il lettore. Lo conduce in alto, gli fa ammirare l'onustà del panorama, la bellezza della costruzione, lo porta in alto e poi con una pedata nel culo lo fa cadere nel fango. E da tanto più in alto cadi, quanto più ti fai male. Lo stesso Ettore Borzacchini, nel definire la propria arte, diceva che se lui fosse nato a Copenaghen, si fosse chiamato Hans Christian Andersen, avrebbe detto che il re era nudo. Essendo Giorgio Marchetti, essendo nato al Livorno, avrebbe invece preferiva dire che il re ce l'aveva piccino. In questo modo si capiva che il re era nudo e si forniva un'emozione tale per cui era impossibile scordarsene. Se uno legge i Borzacchini, ci sono numerosissimi esempi di come appunto coniugare cultura e volgarità in modo perfetto. Ci sono delle finte quartine di Gozzano nelle quali spiega appunto la genesi dell'espressione muso a piccozzino. Muso a piccozzino è il muso della suocera, no? Cioè il muso particolare. Ci sono suocere in sala? Non è possibile. Non è possibile che nessuna di voi abbia un figlio o una figlia sposata. Dai, siamo seri. Siamo 110 persone. Fatelo per me. Lei, signora, no. Nessuna suocera. Non è una colpa, eh. Vabbè, è un... Comunque, per spiegare... Bene. Per spiegare questa etimologia del muso a piccozzino e spiegare la sua funzione sociale, Borzacchini mette una quartina di Gozzano, una quartina apocrifa, un perfetto ondecasillabo gozzaniano che recita così: e ti rividi al sommo del giardino, di fronte all'uscio della casa vita, col culo basso e il muso a piccozzino, che ti pulivi il naso con le dita. Perfetto esempio di metrica gozzaniana inserito nella Fignolina Felicita, subito prima delle strofe. Maddalena con sordo brontolio riponeva gli arredi già deterzi, li governava lentamente ed io, già disperso nei sogni più diversi, accordavo le sillabe diversi sul ritmo uguale dell'acciottolio. E questo endecasillabo si fonde perfettamente con quello che viene prima. Veniamo a scoprire per esempio di Robinson Crusoe, che è sempre una nota apocrifa del Borzacchini, in una pagina poi espunta del capolavoro di Defoe, impazzito dalla solitudine, incomincia a correre intorno a una palma, sempre più velocemente, nel vano tentativo di inchiappettarsi da solo. Questo episodio verrà poi eliminato dall'edizione definitiva. Veniamo a scoprire che esiste una scala fenomenologica del cattivo odore, la scala Sardelli, che è una scala fenomenologica che parte dal grado 1, lievi malesseri di animali domestici, al grado 10, varo spontaneo di petroliere. Questo, nel parlare di Giorgio Marchetti, ho fatto un'operazione piuttosto, come la vogliamo definire, subdola, sconcia, autoreferenziale. Io ho iniziato la mia carriera di scrittore principalmente grazie a delle mefitiche lettere che scrivevo durante il consiglio di corso di dottorato, dei verbali che dovevano in teoria contenere appunto il verbale delle riunioni di consiglio di dottorato, e che dopo che mi ero reso conto che nessuno le leggeva, avevo cominciato a scrivere in modo abbastanza cretino, aggiungendo stupidaggini, aggiungendo volgarità, aggiungendo cretinate, scrivendole in italiano medievale, oppure scrivendole sotto forma di verbale di polizia, aggiungendo continuamente assurdità. Perché questa cosa nasce al momento in cui il preside del consiglio di dottorato mi invita a scrivere un verbale e mi dice che tutto sommato i verbali vanno scritti alla svelta, perché i verbali li leggono tutti. È un'affermazione talmente
chiaramente fuori luogo, che non può che... Cosa fareste voi se qualcuno vi dicesse no, i verbali delle riunioni li leggono, qualcuno, la prossima vostra riunione di condominio, qualcuno dicesse scrivi bene il verbale perché poi lo vado a rileggere, cosa fai? Ci infili come minimo un insulto alla persona che ti ha detto che... È un'affermazione che si può, di cui si può comprovare la falsità. Basta scrivere il verbale successivo che so, mettendo la parola culo ogni 5 lettere nel verbale e dando poi eventualmente la colpa al software con il quale compili il verbale. Oppure lo puoi fare scrivendo il verbale in italiano medievale, assolutamente rigorosissima, però iniziando... Avvi il giorno 13 di ottobre del 2000 vi fu una grande riunione alla quale partecipando in guisa di cavalieri i notabili signori e cominci a elencare e cominci a dire e nessuno ti viene a cercare, vai avanti, esageri, verbale di polizia, romanzo di fantascienza, uno di questi verbali era scritto addirittura il linguaggio di programmazione, perché uno dei professori, tale Tani, aveva l'abitudine di ripetersi, per cui quando entravano gli interventi del professor Tani io mettevo un ciclo di du, quindi du per i che va da 1 a 100, Tani dice sarebbe opportuno, quindi è due. Cretinati. Alcune di questi verbali iniziavano con delle biografie apocrife, che era una delle specialità del Borzacchini, cioè vite di persone non esistite realmente, che mi sembravano metafore adatte per descrivere le varie assurdità che si andavano perpetrando nel corso della... E queste biografie apocrife sono andato a recuperarle e le ho inserite all'interno del romanzo nelle mail che l'architetto Giorgetti scrive al fratello per spiegargli che cosa sta succedendo nel posto nel quale si trova. Per esempio possiamo leggere nelle mail dell'architetto Bubusette Terisamo, figlio di Maramao di Atene. Maramao di Atene era stato un grandissimo architetto della Grecia antica e aveva progettato la prima versione del Partenone, un edificio sfarzosissimo, enorme, 7 ordini di colonne, un fregio enorme, sovrastante, sul quale stava scritto a lettere grosse come un elefante la scritta «Mirate, o popoli tutti dell'Ellade, quanto ce l'abbiamo grosso ad Atene!». E il progetto venne bocciato perché ritenuto troppo sfarzoso e troppo costoso, e Bubusette Terisamo, figlio di Maramao, progettò in sua vece il Partenino. Era una versione ridotta del Partenone, alta 59 cm, costruita esclusivamente in feta, intagliata a blocchetti, quindi anche di durata abbastanza esigua nel tempo, e per questa costruzione venne condannato all'ostracismo e a mangiarsi il suo tempio nel frattempo scaduto, senza nemmeno un goccio di vino per buttarlo giù. Ecco, ho tentato di scrivere questo libro mettendoci esattamente le stesse cavolate che mettevo quando scrivevo i primi libri, tentando di dirmi, ok, io mi diverto così, vediamo quante persone si divertono con me e proviamoci. E ci sei riuscito. Senti, ci descrivi un po' questo poggio alle ghiande, perché ha un po', come dire, l'alone di un paese immaginario per chi lo legge. Invece in macchina mi raccontavi che c'è qualcosa di simile che esiste veramente. Anche perché un'altra caratteristica di questo libro, e qui essendo un giallo io sto molto attento a quello che si dice, è il tema della fantasia e della realtà, cioè come in realtà appunto la realtà sia ben superiore alla nostra fantasia, no? In macchina abbiamo tirato giù una serie di esempi dove io poi gli faccio vedere dei WhatsApp ricevuti. Io ogni volta che vedo dei nomi strani, delle situazioni un po' particolari, fotografo e mando a Marco come materiale, perché, come dire, ogni volta abbiamo questo lungo filo dialogico. Cavolo, è proprio, alla fine è proprio vero. È proprio non, ti, non ti penti niente. La cosa bella è quella che
una delle cose, una delle, delle operazioni che fa uno che scrive libri, uno che scrive romanzi, è quello di riorganizzare la realtà. Uno non si inventa mai niente, semplicemente prende cose che gli sono davvero successe o che avrebbero potuto succedergli e le riorganizza in modo tale che sembrino plausibili, perché così com'è, così come la realtà te le propone, sono semplicemente implausibili o molto improbabili. È una delle cose che conservo con maggiore effetto sono alcune locandine del giornale locale della zona di Pisa e Livorno, il Tirreno. Per il Tirreno è l'autentico precursore del vernacoliere, è un giornale di satira involontaria che riesce con le sue locandine a giungere a vette di umorismo che sono irraggiungibili. Lo stesso vernacoliere lo ammette. 2 anni fa sul sito, sulla pagina Facebook del vernacoliere, campeggiava una locandina del Tirreno autentica e scritto sopra c'era: noi siamo bravi, loro sono imbattibili. La locandina sotto riportava il seguente titolo a caratteri cubitali: arrestato imam, la moglie è pisana. E quella locandina io l'ho vista con i miei occhi, così come ho visto con i miei occhi una locandina, si parla del 2013 se non vado errato, nella quale veniva riportata una notizia di cronaca molto importante in caratteri cubitali. Era la costruzione di un mega yacht nel quartiere dei Navicelli, la riapertura del porto del quartiere dei Navicelli. Sotto c'era un'altra notizia in caratteri un po' più piccoli, perché la notizia era effettivamente un po' meno importante e aveva un po' meno risonanza a livello internazionale. Si era appena dimesso il Papa, Benedetto XVI, era la seconda notizia. Recentemente ho anch'io appunto, una delle poche cose che uso, WhatsApp, lo uso per mandare messaggi, ho mandato un messaggio con scritto ironicamente: Malvaldi, lei dove prende spunti per i suoi libri? Potete vedere la locandina: novantenne prende a morsi i ladri. Cioè, uno non si inventa niente, uno riorganizza un pochettino. Per cui quando inizio a pensare a questo libro, inizio innanzitutto a pensare all'ambientazione. Il libro nasce, essendo appunto un tentativo di tornare a divertirsi un po', come smaccata imitazione di un altro libro, di quello che secondo me è l'autentico capolavoro del giallo italiano, Enigma in luogo di mare, di Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Per chi non lo conosce, vi prego, non comprate il libro del Malvaldi, andate a leggervi Enigma in luogo di mare, oppure, meglio ancora, prima leggete il mio, perché poi, cioè, se leggete il mio dopo quello di Fruttero e Lucentini, il confronto è impari. Questo libro è ambientato nella Maremma toscana, Castiglione della Pescaia, e quindi io penso innanzitutto andiamo in Maremma, e Davide quando si parla del luogo mi dice: ah, questa cosa è che posto è ambientato? Io dico: ad Donoratico, cioè a casa tua. Non esattamente casa mia, perché l'ho ambientato in una tenuta che conosco, la tenuta dei Conti Serristori. Per dare un'idea di cos'è la tenuta dei Conti Serristori in Maremma, se voi arrivate in Maremma, a un certo punto, dopo Cecina, lungo la superstrada, trovate qualcuno è pratico della Maremma, eccola, quando andate verso sud, prima trovate l'uscita alla California. Davvero, l'uscita alla California. L'uscita successiva è Donoratico. Ecco, tutto quello che si trova fra l'uscita della superstrada alla California e l'uscita a Donoratico è la stessa tenuta. Dalla superstrada al mare, quindi, diciamo, si diceva prima che in certi posti le tenute si misurano a province, non a ettari, perché è l'unità di misura più adeguata. Per cui si parte appunto dalla realtà, e la realtà la si riorganizza semplicemente, si mette in forma tale che risulti credibile. Il secondo aspetto che bisogna mettere in forma credibile
è per esempio l'aspetto del lavoro dei protagonisti, di alcuni dei protagonisti di questo romanzo. Uno dei proprietari della tenuta, che io chiamo Poggio alle Ghiande, è un commerciante d'arte che si chiama Zeno Cavalcanti. Al momento in cui io vado a scrivere questo libro, io non so molto di arte moderna, quasi niente. Per cui, per descrivere bene il personaggio di un commerciante d'arte, mi compro vari libri e incomincio a leggere cosa è ritenuto arte. Cos'è ritenuto arte a livello contemporaneo? Mi aspettano delle sorprese notevoli. Perché? Perché scopro che è considerato arte un'opera intitolata Mozzarella in carrozza. Si può vedere al Museo di Arte Moderna a Roma. Che cos'è secondo voi un'opera che si chiama Mozzarella in carrozza? Vediamo, un piccolo sondaggio. Cosa vi aspettate? Roba che si mangia? Sì? Chi ha detto sì? Non sia timido, chi ha detto sì? Vi prego, hai indovinato? È un'autentica mozzarella di bufala fresca che viene cambiata ogni giorno, messa dentro una carrozza di fine 800. Questa è l'opera, ho sentito dei no. Grazie, mi confortate. Scopro che è arte un film intitolato Cremaster Suite, suite del cremastere. C'è qualche laureato in medicina qui, sa di che cosa stiamo parlando? Il cremastere è il muscolo esattamente sotto lo scroto. E il film è un film di 9 ore, non sto scherzando, in cui dei personaggi truccati e pettinati come degli indiani d'America si imprimono morsi in questa delicata regione del corpo umano. Il filmato dura 9 ore, ho visto alcune persone sistemarsi meglio il cavallo dei pantaloni, in effetti fa veramente impressione. Questo film può essere ammirato al MoMA, al Museum of Modern Art of New York. Probabilmente dovete pagare 2 biglietti perché il film dura di più della durata della durata di apertura del museo, quindi dovete entrare un giorno e tornare il giorno dopo. Scopro che è arte moderna Marina Abramovic. C'è una persona che si mette di fronte alla Biennale di Venezia con una montagna di pezzi di bue e inizia a disossarli e lascia lì sia la carne che le ossa, tanto che dopo 2 o 3 giorni l'installazione è avvertibile prima all'olfatto che non alla vista. Allora, per quello che è la mia opinione di arte, questo non è arte, per un semplice motivo. L'arte si basa sullo stesso concetto della letteratura, che è quello di astrazione. Quando voi leggete in un libro che Montalbano, faccio un esempio a caso, va alla trattoria da Enzo e si vede mettere davanti un piatto di triglie, i vostri sensi non sono stimolati in nessun modo. Siete voi che ricostruite, grazie al vostro cervello, la presenza di quel piatto di triglie, il colore, l'odore, il rumore che fanno quando ci mettete la forchetta dentro. Non vi viene, non è che accanto al libro viene fornito un piatto con l'odore delle triglie, non dovete strofinare le pagine e viene fuori l'odore della triglia. L'ebook che leggete non ha la colonna sonora allegata che stimola i vostri sensi. Fate tutto grazie al vostro cervello. La stessa cosa capita con l'arte figurativa, con la scultura, con la pittura. Viene stimolato il vostro cervello in modo tale che voi abbiate un riscontro dei sensi. Il disegno di una donna nuda non è una donna nuda, ma miliardi di adolescenti sono in grado di passare sopra a questo particolare tranquillamente e senza problemi. Eppure sono delle linee su un foglio. Non hanno morbidezza, non hanno colore, non hanno odore, non conta. Migliaia di legamenti dei polsi si sono rovinati, sono disegni, fotografie assolutamente astratte e molto molto lontane dalla realtà dei fatti. Allora, l'arte è la capacità dell'essere umano di, secondo me, di stimolare i sensi, di stimolare le emozioni attraverso l'astrazione, attraverso simboli, lettere, linee, pezzi di materiale assemblato che non sono
quello che realmente vogliamo far vedere, ma che pur tuttavia ci ricordano quello che vogliamo far vedere. E questa è la mia opinione. Quando io pago un biglietto, entro in un museo e vedo una mozzarella dentro una carrozza, mi chiedo che cosa il mio corpo, il mio cervello, il mio spirito ha imparato, oltre al fatto che esistono migliaia di gonzi al mondo che sono in grado di pagare soldi per questa cosa. E ripeto, è una mia opinione, però è un'opinione che tento di in qualche modo di giustificare. L'altro aspetto del libro sul quale ho dovuto un pochino indagare per rendere più credibile il libro è un aspetto assolutamente fondamentale della letteratura, ed è il modo in cui si corre. Uno dei personaggi del libro, Pier Giorgio, è un appassionato di corsa, e i due personaggi che compaiono in questo libro, due personaggi principali, Pier Giorgio Pazzi e Margherita Castelli, erano già comparsi in uno dei miei libri precedenti, che si intitolava Milioni di Milioni, nel quale appunto descrivevo Pier Giorgio in varie scene di corsa. Alcune lettere che mi sono arrivate dopo quel libro sono arrivate da runners, professionisti o semiprofessionisti, che mi dicevano: guarda, sei uno scrittore bravissimo, sei una... di corsa non ci capisci una mazza. Quello che dici è semplicemente impossibile perché A, B, C, D, E. Quindi sono andato a studiarmi un po' si impara a correre, di come si corre, di come si dovrebbe correre, e ho scoperto una cosa meravigliosa. Che molti di noi usano male, praticamente tutti, usano male il proprio corpo grazie a un particolare accorgimento tecnologico. Quando voi andate in un... quanti di voi corrono la mattina o la sera per sfogarsi? Benissimo, okay. Abbiamo anche una persona... Che tipo di scarpe usa per correre? Usa scarpe che hanno una suola che verso il tallone è molto ammortizzata? No, lei è un corridore serio, usa scarpe che verso il tallone non hanno praticamente niente. Perché? Perché è la scelta giusta. Quando si corre, in teoria, il tallone non dovrebbe toccare terra manco per un saluto. Tutte le volte che noi tocchiamo terra con il tallone freniamo. Eppure la stragrande maggioranza di noi cosa fa quando decide di iniziare a correre? Vai in un negozio e compra un bel paio di Nike Air o di Reebok che hanno un cuscino d'aria sotto il tallone grosso così e corrono. E grazie a una facilitazione tecnologica che serve a renderci l'impatto meno doloroso, usano il proprio corpo male. Perché correndo in quella maniera, appoggiando prima il tallone e poi l'avampiede, non usano tutta l'energia elastica del tallone, del tendine d'Achille, del polpaccio, che se ne rimane lì a dormire. Se vedete correre un corridore professionista e se prendete lezione di corsa da una persona che corre sul serio, io ho fatto questa esperienza quest'anno, avendo un vantaggio sleale a Pisa, c'è un corridore professionista, Daniele Meucci, che è stato un campione europeo di maratona. E se riuscite a correre seguendo la tecnica che vi dice lui, dopo esservi preparati fisicamente, dopo aver imparato a usare bene il vostro corpo, e partite a corsa usando bene tre fasi, all'improvviso vi spaventate perché state andando talmente veloce, talmente lineari, che avete paura di cadere. È qualcosa che non avete mai fatto prima in vita vostra. Avete sempre usato, almeno io ho sempre usato il mio corpo male, e non ero assolutamente consapevole. Un gesto assolutamente naturale come correre, la maggior parte delle persone lo fa male, ed è una cosa che mi ha fatto rimanere... Cioè, quante persone si aspettano di sentirsi dire corri male, non sai correre? È quasi assurdante, cioè, come dire, non sai camminare. È vero anche questo per la maggior parte delle persone. E niente, la cosa bellissima di fare questo mestiere è che impari molto di più di quanto poi non riesci alla fine a dare a chi ti legge.
A proposito di chi ti legge, io ti chiederei di leggere una mezza pagina proprio di Pier Giorgio. Hai voglia? No, poi... Se non voglia allora, se ti va bene. Perché questo secondo me è un brano significativo, perché Pier Giorgio incontra Margherita. A me fa effetto pronunciare questi due nomi perché sono i nomi della mia mamma e di mio papà. E quindi... Quali si sono sposati? Il 14 di ottobre, cioè domani. E tanto di far uscire il 14 non c'è stato pezzo. Mio padre ha conquistato Marco Malvaldi con il suo Ciugan Verde. Grazie a me. No, giuro, non so su quale libro c'è Don Ruffinengo, grazie per le Ciugan Verde. Questo brano sembra interessante perché c'è anche un aspetto nuovo di Marco dal punto di vista narrativo, ma questo lo diciamo dopo. Io pensavo da... A livello cosciente. Sì. A livello cosciente, Pier Giorgio aveva visto subito che Margherita sembrava in forma splendida, che gli occhi verdi erano sempre luminosi e ironici, e quando Margherita si era voltata per incamminarsi verso l'uscita della stazione, che il suo culo michelangelesco continuava umanisticamente a ignorare la importantissima scoperta scientifica nota come attrazione di gravità. Quello di cui Pier Giorgio non si rendeva conto era che al momento stesso dell'abbraccio miliardi e miliardi di piccole molecole chimicamente note come feromoni si erano librate in volo dalla pelle di Margherita, quindi fluttuando nell'aria con la testarda incoerenza tipica delle specie chimiche, queste molecoline piccole piccole si erano insinuate nelle vie aeree di Pier Giorgio, cominciando quasi subito a mandare in giro nei suoi sviluppi cerebrali sensazioni di leggerezza, eccitazione, felicità, desiderio, api, fiori e altre cose che non ci sembra il caso di descrivere. Tutte immagini e sensazioni queste, di cui invece Pier Giorgio era pienamente cosciente. Si possono chiudere entrambi gli occhi di fronte a una Venere di Botticelli e ci si possono tappare le orecchie per nascondere il nostro cervello al canto delle sirene, ma smettere di respirare non si può. Privarsi dell'aria avrebbe degli effetti collaterali tali per cui sia la scienza medica che il buon senso lo sconsigliano fortemente. Ne consegue che è quindi impossibile ignorare anche i miliardi di piccole informazioni molecolari che sguazzano dentro l'aria che respiriamo e che ci suggeriscono o impongono di starnutire, ringalluzzirci, provare disgusto, provare trasporto o provarci e basta. È una cosa abbastanza buffa, ma molti di noi sono poco consapevoli dell'importanza del senso meno mediato e meno intellettualmente educato dei cinque che abbiamo a nostra disposizione, che è l'olfatto, che pure è un senso importantissimo. È il nostro senso più sensibile, bastano veramente poche molecole, basta veramente una quantità di energia minima per attivare nel nostro naso delle risposte, e curiosamente molto spesso queste risposte vengono attivate e noi ne siamo totalmente, completamente inconsapevoli. Veniamo attirati o proviamo disgusto per qualcosa e la cosa avviene senza che la nostra coscienza lo registri. Io ho avuto una prova piuttosto pesante di questa, e per questo che parlo di questo aspetto, l'aspetto nuovo del quale Davide parla all'interno di questo libro, è che ci sono due personaggi che finalmente concludono, in senso biblico si conoscono, anche se la cosa non viene minimamente descritta, e quindi questo è un qualcosa che fino a oggi nei miei libri non succedeva in maniera, non veniva data alla cosa assolutamente importanza. Qual è il discorso e per quale motivo mi sono accorto dell'importanza di questa cosa? È stata una cosa curiosa. Io ho avuto varie ragazze, ho avuto tre fidanzate storiche, due fidanzate storiche con le quali poi ci siamo salutati in maniera più o meno
più o meno, diciamo così, educata, e una che poi è diventata mia moglie. E tutte e tre queste persone l'ho scoperto solo dopo, quando diciamo ho avuto modo di conoscere la terza persona, usavano come profumo il muschio bianco. Le tre persone in questione sono diversissime, sia fisicamente sia caratterialmente. Sono... Ho notato questa particolarità, che sia la mia prima fidanzatina del liceo, sia la mia fidanzata, prima fidanzata dell'università, che quella che poi è diventata mia moglie, usavano lo stesso profumo. Cosa della quale io non mi ero mai minimamente accorto fino a qualche anno fa. Quando, appunto, ho... quando tua moglie ha cambiato profumo. Esattamente. No, scherzavo. No, non c'è niente da scherzare. Non c'è assolutamente niente da scherzare. Io pensavo, cioè, lei ha saputo che tuo ex usava quel profumo, scaralitato. No, ho... Ma c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa di diverso. Ma questo non è il tuo profumo, cioè questo non è il tuo profumo naturale. No, è questo. È ingiusto, cioè... è un pacco, sono stato fregato. No, il fatto è questo: i profumi, gli odori hanno un'importanza mostruosa. C'è qualcuno di voi che usa il muschio bianco qui in sala? Avrà una dedica speciale, avrà sicuramente una dedica speciale dolcissima, e della quale spero possa menare vanto. No. Noi non ci rendiamo molto spesso conto delle cose che vengono a patti con la nostra coscienza. Succedono cose, ci sono eventi, ci sono fenomeni, ci sono messaggi che noi recepiamo, a cui il nostro corpo reagisce, ma la nostra coscienza semplicemente no. Quindi molto spesso noi crediamo di decidere, e invece quello che facciamo è semplicemente assecondare i nostri sensi, assecondare la nostra voglia di provare desiderio, di provare avversione, o di mantenere lo status quo. E molto spesso, appunto, i messaggi, i piccoli messaggeri che ci dicono queste cose sono piccolissime molecole che si liberano nell'aria, che partono dai nostri corpi e che possono dire alla persona che abbiamo di fronte: sono arrabbiato, sono felice, sono nervoso. E di questi piccoli messaggi molecolari noi siamo completamente inconsapevoli, eppure ci sono. Assolutamente. Senti, farei un passo indietro, dopodiché tra poco vi passo il microfono. Lo dico prima perché sennò poi si scatena sempre quel momento dove qui il soffitto in questo caso merita già di più, però in alcune sale, no? Il momento delle domande, quindi lo dico per tempo, preparatevi. No, perché questo libro, Le due teste del tiranno, che è il libro precedente, cioè stai scrivendo tanto, quindi non facciamo in tempo a fare tutte le presentazioni dei tuoi libri. Mi piacerebbe sentirti raccontare qualcosa su queste due teste del tiranno, cioè di questi due modi di ragionare che noi abbiamo, la loro velocità, insomma, se ci fai un po' un piccolo riassunto, visto che non abbiamo avuto modo di parlarne qui ai luoghi delle parole. Allora, Le teste del tiranno parte, è un libro scritto appunto a partire da un momento di guarda il commerciante. Ma neanche tanto, perché ne ho pochi in realtà, quindi parlare poco. Ok, Le teste del tiranno è un libro fondamentalmente venuto male, questo è molto bello. Le teste del tiranno parte da è un libro divulgativo di matematica, o meglio di argomenti che hanno a che fare con la matematica, che parte da un'osservazione, che è l'osservazione che ha fatto, ha fruttato negli anni 90 il premio Nobel a due grandissimi psicologi, Daniel Kahneman e Amos Tversky, i pionieri dell'economia comportamentale, che per primi hanno mostrato in maniera assolutamente lampante e incontrovertibile
l'impossibilità di coesistenza del sistema intuitivo e del sistema razionale, ovvero ognuno di noi nel cervello ha due modi di ragionare, il modo istintivo e il modo razionale. Il modo istintivo è veloce, a grana grossa, ragiona per euristica, per riconoscimento, per sì, no, per bello, giù, brutto, bianco, nero, ed è molto, molto, molto veloce. È il sistema che noi utilizziamo per prendere decisioni a livello appunto istintivo e molto poco consapevole su situazioni che conosciamo o crediamo di conoscere a menadito. Esempio classico, un pedone ci attraversa la strada mentre guidiamo e noi, prima ancora che la nostra coscienza lo registri, stacchiamo il piede dall'acceleratore, lo premiamo sul freno, premiamo la frizione e ci fermiamo. Se vi ci fate caso, quando capita, prima vi fermate e poi vi rendete conto del motivo per cui vi siete fermati. Il vostro corpo, il vostro cervello, il vostro sistema sottocorticale reagisce prima ancora che la vostra coscienza sia in grado di reagire. E questo è un bene, perché pensate a quello che succederebbe se doveste ragionare per frenare ogni volta che un pedone vi attraversa la strada. Dunque stacco il piede dall'acceleratore, lo metto sul freno, quindi devo pigiare la frizione. Il signore qui in prima fila, che è un assicuratore, vi verrà incontro sorridendo, perché casi come questi, da un certo punto di vista, rendono il suo lavoro ricco di soddisfazione. Allora, questo è uno dei due modi in cui l'essere umano funziona. Ed è un modo appunto fondamentale per salvarci la vita. Se qualcuno di noi sente ruggire nella savana, improvvisamente il battito cardiaco aumenta, le mani si riempiono di sudore, tutte condizioni che rendono molto più facile la fuga e l'eventuale arrampicamento su una liana. Il fatto che poi viviamo a Chivasso, non sono passati ancora abbastanza anni per liberarci da questo retaggio evolutivo. Il sistema razionale invece è molto più lento, è molto più preciso chiaramente, è in grado di analizzare, discernere, calcolare, valutare probabilità, ma ha un difetto, è lento, è molto più lento. Molto spesso noi non siamo in grado di decidere quale dei due sistemi utilizzare in determinate situazioni, in determinati frangenti. Utilizziamo il sistema intuitivo quando dovremmo utilizzare il sistema razionale e viceversa. E in questo modo ci troviamo imprigionati all'interno, diciamo, imprigionati e dominati da un tiranno piuttosto antipatico e piuttosto difficile con cui avere a che fare, che siamo noi stessi. Se uno non ragiona bene, se uno non utilizza bene il proprio cervello, non è libero, semplicemente. Non è in grado di prendere decisioni corrette e giuste perché il proprio corpo, il proprio istinto, il proprio sistema di ragionamento lo frega prima ancora che sia in grado di fare la scelta corretta. Questa cosa avviene continuamente perché l'essere umano a livello razionale non è in grado di compiere determinate operazioni a meno che non venga addestrato. E adesso, se volete, possiamo fare qualche piccolo test, qualche piccolo gioco per vedere. Allora, un piccolo gioco che possiamo fare per vedere quanti di voi sanno calcolare bene più o meno una probabilità? Cioè, per probabilità intendo, se vi dico, vi chiedo la probabilità di un dato evento e vi chiedo di stimare se è maggiore o minore del 50%, non vi chiedo di stimare la probabilità esatta, ma vi chiedo di ben dire: è più probabile che accada o che non accada? Secondo voi siete in grado di farlo? È una cosa facile, eh? Cioè, il problema che vi mostrerò è un problema abbastanza facile. Quanti di voi se la sentono di accettare questa sfida? Prima di tutto dico, per il lavoro che fa, lei non può partecipare, ok? Lei no, tutto il resto sì. Allora, mettiamo che voi facciate un test diagnostico di nuova generazione per una malattia piuttosto antipatica. Mettiamo HIV. Ok? Devo stare lì? No, no.
Allora, il test HIV è una malattia piuttosto rara, incidenza di 1 su 10.000 mi sembra, quindi una... però è anche una malattia piuttosto fastidiosa, diciamocelo. Il test che vi propongo è di nuovissima generazione ed ha, non ha falsi negativi ed ha una percentuale dello 0,1%, cioè 1 su 1000 di falsi positivi. Cosa significa a livello medico? Falso negativo significa che voi avete il virus, avete la malattia, ma il test la manca. Il test che vi propongo non contempla questa possibilità. Se ce l'avete, vi pizza, tranquilli. Ha, come tutti i test medici seri che si rispettino, una piccolissima percentuale di falsi positivi. Cioè, voi non avete niente, ma in un caso su 1000, lo 0,1%, il test vi dice, sei positivo. Questa cosa, i test medici sono disegnati apposta per dare falsi positivi e non falsi negativi, perché è molto meglio aver paura che toccarmi, è molto meglio un falso allarme che non una, diciamo, una tranquilla rassicurazione, una pacca sulla spalla e poi compaiono delle antipatiche strisce viola e non sa perché. Allora, fate il test. Mettiamo... lei fa il test, mi dispiace signorina, lei fa il test, risulta positivo, si deve preoccupare, lo chiedo a voi, tranne che a lei, si deve preoccupare il signore, ha una probabilità maggiore o minore del 50% di avere HIV, ricordo, fa percentuale di falsi positivi è 1 su 1000, lo 0,1%. Si deve preoccupare? Sì. Si deve preoccupare. Quanti dicono che si deve preoccupare? Alziamo le mani per cortesia. Facciamo la controprova, un bel po', eh. Lei si dovrebbe preoccupare molto. Quanti pensano che non si dovrebbe preoccupare? Meno in proporzione. Ma hanno ragione loro. Abbiamo letto il libro. Perché avete letto il libro? Allora, la percentuale, la probabilità che il signore abbia HIV è molto bassa in realtà, è l'8% circa. Perché chi di voi pensa che si deve preoccupare ha ignorato un'informazione fondamentale. HIV è una malattia molto rara, colpisce una persona su 10.000. Quindi cosa significa questo? Che se 10.000 persone in un giorno fanno il test, una su 10.000 ha la malattia e viene beccata. Autentico test positivo, autentico. Una su 1000, cioè 10 su 10.000, danno un falso positivo, cioè non hanno niente, ma il test dice che hanno qualcosa. Quindi alla fine della giornata i positivi sono 11, uno la malattia ce l'ha, gli altri 10 no. Eppure la maggior parte di voi, quando ho chiesto si deve preoccupare, probabilità maggiore del 50%, sì. Allora, in tantissimi casi che riguardano la nostra salute, che riguardano le scelte che facciamo in politica o in economia, per scelte che riguardano la gestione dei nostri beni, noi non siamo in grado. Ho scritto questo libro prima di essere presente in un festival sponsorizzato da un'agenzia di assicurazioni, chiariamo subito, non ci sono conflitti di interessi, però in tantissime situazioni del mondo reale noi non siamo in grado di valutare correttamente i rischi, le probabilità di rischio di una determinata operazione, e facciamo delle cazzate allucinanti solo perché ci affidiamo all'intuito, quando invece bisognerebbe ragionare, e ragionare su numeri, ragionare su probabilità. Purtroppo questa è una caratteristica dell'essere umano, non siamo bravi a calcolare le probabilità, è una cosa che non sappiamo fare a livello istintivo, occorre impararlo, occorre studiare, occorre valutare, occorre allenarsi un po', però nel 2017, nel mondo in cui viviamo, è secondo me la caratteristica principe che dovrebbe essere insegnata, secondo me, a partire dalle scuole medie.
quella di valutare correttamente le probabilità di un dato evento, delle probabilità che accada o non accada qualcosa, perché la nostra vita dipende in gran parte da probabilità e noi non abbiamo spesso la minima idea di come calcolarlo. E qui però mi riaggancio al nuovo libro, perché l'arrivo di Pier Giorgio appoggia le ghiande e perché lui ha, come dire, un ruolo abbastanza scomodo. Ci sono due gemelli, ripeto, cammino sulle uova, perché qui ogni cosa che dici, questo secondo me è un collegamento interessante da questo libro a questa storia. E parlerei ancora di Pier Giorgio e poi passo il microfono. Il motivo è il seguente: Pier Giorgio Pazzi viene convocato a Poggio alle Ghiande per una prestazione medica un po' particolare, ovvero Poggio alle Ghiande è di proprietà di due gemelli, due fratelli gemelli, Zeno Cavalcanti, commerciante d'arte, e Alfredo Cavalcanti, che è invece un broker. I due sono fratelli gemelli omozigoti, cioè persone che alla nascita, o meglio al concepimento, hanno esattamente lo stesso codice genetico. Una cosa che non tantissime persone sanno è che due gemelli omozigoti possono non avere nel corso della loro vita esattamente lo stesso codice genetico, perché l'ambiente, il cibo, le scelte che ognuno fa possono